Che cosa lega il virus più mortale del pianeta? I cani, i gatti, l'uomo e in generale tutti i mammiferi della Terra? Il fatto che tutti possono essere colpiti dalla rabbia. E una volta che iniziano i sintomi, il decesso è inevitabile. E ad oggi non esistono nemmeno cure efficaci. Ciao. Io sono Corrado Siano, medico veterinario. Oggi parliamo della rabbia. Come avete sentito prima, è una malattia che non lascia scampo. Ma allora, bisogna barricarsi in casa e non uscire mai più? Per fortuna no, ma è necessario muoversi in anticipo per proteggersi da questo pericolosissimo patogeno. Prima di tutto, però, capiamo di cosa stiamo parlando. Questa terribile malattia è causata da un virus appartenente al genere Lyssavirus. Questo patogeno non guarda in faccia a nessuno. Infatti, è trasmissibile ad ogni mammifero della Terra, compreso ovviamente l'uomo. Ma come si trasmette il virus della rabbia? Tramite il morso di un animale infetto. Infatti il virus è contenuto nella saliva. Una volta che c'è stato il morso, il virus inizia a replicare nella ferita. Da lì passa alle terminazioni nervose, iniziando una lenta ma inesorabile risalita verso la sua destinazione finale. Infatti questo patogeno sfrutta il sistema nervoso come un'autostrada. Prima attraversa i nervi periferici, poi arriva al midollo spinale, infine arriva nel cervello. Qui causa un'encefalomielite che provoca i sintomi della rabbia. Per ultimo, dal cervello si sposta ai nervi facciali per arrivare infine alle ghiandole salivari. In questo modo la saliva risulterà infetta e il virus potrà diffondersi in un nuovo ospite mediante il morso e il ciclo ricomincia. Attenzione, perché il virus può essere trasmesso anche 10 giorni prima che si manifestino i sintomi nell'animale che morde. Più raramente è possibile la trasmissione senza morso, ma comunque la saliva deve venire a contatto con ferite già esistenti o con le mucose, per esempio mediante leccamento o graffi. Quanto tempo passa dal morso alla comparsa dei sintomi? Questo lasso temporale è anche noto come tempo di incubazione e può oscillare tra 2 e 8 settimane. Ci sono anche casi in cui occorre meno tempo o più tempo. Tutto dipende da quanto è distante la sede del morso dal cervello, dalla carica virale e dal ceppo virale. Più il sito d'ingresso è vicino al cervello, minore sarà il tempo di incubazione, perché minore sarà il tempo in cui il virus raggiunge il cervello. Quando il patogeno raggiunge il cervello, si inizieranno a manifestare i primi sintomi della malattia. Le manifestazioni della patologia sono dovute alla degenerazione del sistema nervoso, sia del cervello sia dei nervi periferici. Inizialmente si avranno modifiche del comportamento e dopo si avranno anche dei sintomi neurologici. Le alterazioni del comportamento possono includere una modifica nel modo in cui l'animale vocalizza o nel modo in cui si rapporta con i propri simili o con altre specie. Queste alterazioni nell'80% dei casi possono culminare con una spiccata aggressività ed è per questo che la malattia si chiama rabbia. In caso di animali selvatici può sparire anche la paura di avvicinarsi all'uomo. Un esempio è quello delle volpi che appena vedono delle persone scappano. In caso di volpi affette da rabbia, questo può non succedere e anzi addirittura potrebbero avvicinarsi e non necessariamente con fare aggressivo. Tutte queste modifiche comportamentali favoriscono eventuali morsi per far sì che il virus possa diffondersi. I sintomi neurologici possono essere tremori, incoordinazione e paralisi. Altri sintomi tipici della rabbia sono sia una salivazione intensa, sia la paura dell'acqua o idrofobia. Questa paura dell'acqua, o più precisamente di bere l'acqua, è dovuta allo spasmo dei muscoli della deglutizione, con conseguente paura di affogare. È un espediente in più che il virus ha per diffondersi. Se infatti un animale rabbioso dovesse riuscire a bere, la saliva infetta che è in bocca diminuirebbe, così come diminuirebbe l'efficacia del morso che dovrebbe trasmettere il virus. Dopo il manifestarsi di tutti questi sintomi, il decesso dell'animale infetto sopraggiunge per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie. Questa era la rabbia negli animali. Nell'uomo la situazione è simile. Si inizia con sintomi specifici come febbre, agitazione e disturbi gastroenterici. Dopodiché iniziano i sintomi neurologici come spasmi, convulsioni e delirio. Anche nell'uomo sono presenti ipersalivazione e idrofobia. Il decesso avviene anche in questo caso per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie. La mortalità di questo virus è del 100%. Ciò significa che una volta che si manifestano i sintomi non c'è più scampo.
corpo, sia per l'uomo sia per gli animali. E ad oggi non esistono nemmeno terapie efficaci. Ma non tutto è perduto. Infatti esiste il vaccino. Un vaccino è un farmaco che contiene un certo patogeno reso innocuo o parti di esso ed è in grado di addestrare il sistema immunitario a combattere quello specifico virus o quello specifico batterio. E quindi un farmaco che è efficace solo se usato prima dell'infezione. Fortunatamente il caso della rabbia è un'eccezione. Infatti si può usare sia prima che dopo l'esposizione al patogeno. Dal momento che il virus può impiegare anche settimane per raggiungere il cervello, è possibile effettuare la vaccinazione dopo il contagio. In questo modo, mentre il virus si avvicina al cervello, il sistema immunitario ha il tempo di imparare a rispondere efficacemente all'infezione e di debellare il virus. L'importante è che le vaccinazioni avvengano prima che il virus raggiunga il cervello. E adesso parliamo proprio delle vaccinazioni di cani, gatti e delle persone. Partiamo dal cane e dal gatto. In Italia la vaccinazione per i nostri amici a quattro zampe non è obbligatoria, tranne se devono viaggiare all'estero. In questo caso, il cane o il gatto prima di tutto dovrà avere il proprio passaporto. È un documento rilasciato dai servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio. Per il rilascio, il cane o il gatto deve avere il microchip. Una volta ottenuto il passaporto, verranno riportate la data della vaccinazione antirabbica e la data della scadenza della vaccinazione. Infatti, in base al vaccino utilizzato, la copertura è di un anno o di tre anni. Normalmente il vaccino deve essere somministrato minimo 21 giorni prima della partenza. Quindi se state programmando un viaggio non aspettate all'ultimo per fare la vaccinazione. Un'eccezione a questa regola si applica se il cane o il gatto ha già una vaccinazione in corso di validità. In questo caso, dopo la somministrazione del vaccino, non bisognerà aspettare minimo i 21 giorni prima di poter partire. Importante, i cuccioli al di sotto dei 3 mesi, 84 giorni di vita per la precisione, non possono essere vaccinati contro la rabbia. Per viaggiare verso paesi extraeuropei, può essere richiesta la titolazione anticorpale dopo il vaccino, che è un esame per valutare la risposta del sistema immunitario alla vaccinazione. A seconda del paese che si vuole visitare, bisogna fare la titolazione tra i 30 e i 180 giorni dopo la vaccinazione. Quindi vi consiglio di informarvi per tempo sui siti ufficiali dei paesi che volete visitare, come ambasciate e consolati. Adesso passiamo alla vaccinazione degli esseri umani. Se si pianifica un viaggio all'estero, non è obbligatoria la vaccinazione contro la rabbia, ma in caso uno volesse effettuarla, dovrà ricevere due somministrazioni di vaccino a distanza di una settimana. Diversa invece è la situazione se si viene morsi. Non possiamo sapere se l'animale che ci ha morso ha o meno la rabbia, ma a prescindere da ciò, se si viene morsi da un animale che manifesta qualche sintomo riconducibile alla malattia o anche che non manifesta alcun sintomo, è consigliabile innanzitutto di fare numerosi lavaggi e risciacqui della ferita il prima possibile, con sapone e abbondante quantità di acqua per 15 minuti. Dopodiché andare a effettuare il prima possibile la vaccinazione, da ripetere poi nei giorni successivi in base ai vari protocolli che vengono utilizzati a seconda della situazione. Inoltre viene anche valutato se associare l'utilizzo di immunoglobuline antirabbiche al vaccino. Se poi si riesce a catturare l'animale morsicatore o se questo è un animale di proprietà, bisognerà tenerlo sotto osservazione per 10 giorni per valutare se sviluppa o meno i sintomi della rabbia. Alla luce di quanto detto finora, noi che siamo in Italia, che rischi corriamo? Per fortuna l'Italia da qualche anno è esente dalla rabbia. Infatti il virus è assente sia negli animali domestici sia in quelli selvatici. Ma occorre non abbassare mai la guardia, perché potrebbero esserci delle epidemie di rabbia nei paesi limitrofi. E gli animali selvatici, come le volpi che attraversano il confine, potrebbero riportare questo virus anche da noi, come è già successo in passato. Menzione a parte, meritano i pipistrelli, che possono essere infetti da dei lissavirus diversi da quelli che provocano la rabbia classica, ma che possono provocare una malattia clinicamente sovrapponibile. Tuttavia, gli italiani che fanno viaggio all'estero dovrebbero vaccinarsi se vanno in territori dove la rabbia è endemica, anche se non c'è l'obbligo. I continenti esteri più colpiti sono Asia e Africa, mentre la rabbia è meno diffusa, ma pur sempre presente, in America centrale e meridionale e nell'est Europa. Qui anche un piccolo morso di un cane, di un gatto o di un qualsiasi altro animale locale può costare la vita. Un esempio è quello di un connazionale che nel 2019
è stato morso a Zanzibar da un cane. Tornato in Italia, a distanza di un mese, ha iniziato a sviluppare i primi sintomi della malattia e purtroppo, nonostante il ricovero in ospedale, non è stato possibile salvarlo. Spero di aver contribuito a diffondere più consapevolezza su una malattia così pericolosa come la rabbia. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Mi raccomando, vogliate sempre bene al vostro veterinario. Ciao!